riescono a catalizzare l'attenzione di miliardi di persone in pochi clic e con i loro ritmi incalzanti fanno ballare dalla Corea alla Finlandia. Sono i tormentoni della rete, che hanno rivoluzionato la comunicazione musicale del terzo millennio. L'ultimo è Thrift Shop, una vera e propria celebrazione dei negozi dell'usato. Firmato da Macklemore e Ryan Lewis, il brano rappresenta un invito alla creatività nel vestire con appena pochi spiccioli. E nelle ultime settimane, oltre che a raggiungere 85 milioni di visualizzazioni su YouTube, è rimasto saldamente in testa alle classifiche dei singoli più scaricati in rete. Certo, per arrivare ai 9 zeri raggiunti da Gangnam Style, il cavallo di battaglia del coreano Psy, la strada è ancora lunga. Ma la storia del web non mente. Quando in ballo ci sono ritmi coinvolgenti e intricatissimi passi, il successo internazionale è garantito. A dimostrarlo ci avevano già pensato gli apripista del genere, gli LMFAO, che con la travolgente party rock anthem avevano scatenato gli animi festaioli di oltre 500 milioni di persone.